l'approccio del legislatore sia più orientato a realizzare, a rispondere ad un'ansia di legiferare seguendo ciò che è popolare, anziché orientato alla necessità di rimuovere ostacoli, barriere che impediscono di realizzare gli obiettivi, anche quelli che questa legge si propone. Grazie collega Occhiuto. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore presidente della Commissione Affari Costituzionali Andrea Mazzotti di Celso, si riserva un'altra fase della discussione. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si riserva un'altra fase. A seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dunque, l'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 698, 1352, 2205, 2456, 2578, 2682A. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Avverto che lo schema recante ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice deputata Elena Carnevali. Prego. Grazie signor Presidente, Governo e colleghi. Nel lessico della disabilità, con l'espressione dopo di noi, ci si riferisce al periodo di vita delle persone successivo alla scomparsa dei genitori o dei familiari. Un termine che richiama immediatamente al desiderio di una parte dei genitori di assicurare al proprio figlio tutte le cure e l'assistenza di cui necessita dopo la loro morte. La volontà e l'apprensione di veder garantito quel progetto di vita costruito negli anni e con fatica, ma anche la soddisfazione di vedere crescere i legami di solidarietà, l'amicizia, l'affetto, tempo per le esperienze occupazionali, il senso di un'esistenza non solo dignitosa, ma compiuta appieno. Progetti di vita, quelli delle persone con disabilità, che oggi si realizzano esclusivamente grazie agli sforzi dei genitori, delle famiglie che si associano, ma che devono trovare il necessario supporto dentro la rete dei servizi del territorio, dentro le comunità in cui vivono. Sono stati anni di attesa per molte persone con disabilità.